Allora, noi abbiamo praticamente installato dei dissuasori per creare un percorso parapedonale per dare la possibilità ai bambini di questa bellissima scuola di entrare e uscire dal plesso scolastico in tutta sicurezza. Purtroppo, dopo pochi giorni, sono venuti con un flex e hanno praticamente tagliato i paletti. La municipalità è a fianco di questa bellissima manifestazione stamattina, dove i bambini hanno gridato ad alta voce per la legalità, e noi di conseguenza non possiamo che non ristallare per contrastare questo fenomeno di nuovo i paletti. Quindi noi siamo al fianco dei bambini, siamo al fianco della scuola e cerchiamo di combattere l'illegalità diffusa. I paletti tranciati sono stati delimitati dalla pittura rossa perché è un crimine contro l'infanzia. A supporto di questa iniziativa mi sono venuto incontro il comandante della stazione dei carabinieri dei Colli Aminei, a supporto la municipalità, le mamme del quartiere. Io non ci sto al sopruso, io non ci sto all'illegalità che in questo quartiere rappresenta ancora la maggior parte delle cose. Educare alla cultura significa andare oltre i limiti che la prepotenza con forza impone, e noi ci crediamo. Yeah!